e l'area del frantoio di Chiera si aggiorna integralmente con un nuovo impianto Alfa Lavala di ultimissima generazione, includendo il servizio di cernitura pre-macinazione. Effettuiamo molitura di olive per conto terzi e conto proprio con estrazione a freddo certificata. L'olio extravergine prodotto dalle nostre olive è destinato alla vendita di privati o di grosse catene o ristoranti. Olearia del frantoio di Chiera, ci trovi a San Nicola di Colonia in via Pirarelli, telefono 339-8200-524 oppure 333-2184-064. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Ciccio Diano Calzature, il tuo riferimento da 70 anni. Fascino ed eleganza, alta moda e comfort, qualità e cortesia, risparmio e convenienza, professionalità ed esperienza. Tutto questo lo trovi solo da Ciccio Diano. A Siderno e Roccella Ionica. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciccio Diano, calzature dal 1951.
Buona mattinata a tutti cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa, dove andiamo a visionare i principali titoli dei quotidiani calabresi. Infatti partiamo subito con la Gazzetta del Sud, che già vedete alle mie spalle. Il titolo principale è dedicato alla politica regionale: occhiuto, prove di resistenza, i vertici del Movimento 5 Stelle vogliono la vittoria in Calabria e non escludono la corsa solitaria. Dubbi nel centrodestra sulla candidatura a governatore del sindaco di Cosenza, che però rilancia e chiede aiuto agli alleati. In alto gli occhielli: Reggio, caos rifiuti, Fratelli d'Italia va all'attacco del comune e di AVR. Reggio, nuovi voli, Ryanair snobba l'aeroporto. E poi ancora a processo la prima giunta Falcomatà. In aula funzionaria della sovrintendenza: a luglio trovammo Paolo Zagarella che lavorava all'interno del Miramare. E quanto viene indicato. E poi la fotonotizia, vedete, Ranuccio completa il rimpasto, ma due vecchi debiti minano il bilancio. Palmi, l'incubo del dissesto sul comune. A sinistra, in colonna, l'ira del Premier, manovra, scontro Di Maio Conte e Renzi gioca la sua partita. Di Maio sfida Conte, il ministro degli esteri guida il Movimento 5 Stelle su una linea barricadera riguardante la manovra e chiede che il testo torni lunedì in Consiglio dei Ministri. La risposta del Premier è praticamente che il via libera sia pure salvo, già c'è stato, lunedì si esaminerà solo il decreto terremoto. E poi abbiamo ancora Locri, l'ASP paga affitti a personaggi sotto inchiesta per 'Ndrangheta. E poi all'interno c'è un articolo dove viene raccontato tramite il sindacato UIL FPL quanto è stato denunciato. Colonia, la storia triste di un morto senza sepoltura. E poi Siria, accordo USA Ankara, o Ankara come preferiamo, per il cessate il fuoco, una tregua di 5 giorni per consentire il ritiro dei curdi nella zona di sicurezza. C'è un problema, vediamo se riusciamo a risolverlo, se no siamo costretti a rimandare la pubblicità. Praticamente vediamo, abbiamo avuto un problema col nostro mouse, capita anche in diretta, capita anche questo, speriamo di riuscire a risolverlo velocemente. È risolto. Speravamo che non fosse un cambio di batteria in diretta. E poi le misure in cantiere, sugar tax sulle bevande non verranno alzate, le tasse sulle vincite. E poi ancora vedete, pubblica amministrazione, aumento medio di 90 euro, stanziamento di 3,2 miliardi per il contratto. E ancora problemi, oggi avremo qualche difficoltà sicuramente per le batterie. Allora, è lecite le telecamere nascoste se un'azienda sospetta furti, quindi la sentenza della Corte di Strasburgo, è possibile lasciare telecamere nascoste se il rischio è che ci siano furti in azienda, una sentenza che di fatto ribalta quanto finora si era sempre affermato in termini appunto normativi. Torino, violenze sui detenuti, arrestati 6 agenti penitenziari, è quanto viene appunto indicato. Problema delle batterie c'è, noi cerchiamo di risolverla velocemente in diretta, ahimè, altrimenti abbiamo grande difficoltà a continuare. Intanto io do alla regia il mouse, prego. Vediamo se riusciamo a prenderci la linea col mouse. Sì, ce l'abbiamo fatta, è stata. Andiamo al quotidiano del Sud, a volte il filo è sempre più sicuro. Torniamo al quotidiano del Sud e come vedete anche l'edizione in questo caso apre con precari, l'impegno del commissario, positivo l'incontro tra Cotticelli e sindacati, smontato il caso dei tagli al pugliese. E poi protesta contro i licenziamenti per le strade di Catanzaro e poi faccia a faccia in prefettura. Autorità portuale dello Stretto, mega presidente, mega è il nome, Mario Paolo Mega, e poi regione, porti, 24 milioni investiti per lo sviluppo, 'Ndrangheta, sigilli ai beni del boss Mancuso, valore di 20 milioni. Centropagina, fotonotizia, stuprata all'uscita della discoteca da gruppo di Cutresi, incubo
a Mantova per una 22enne, 5 giovani finiti in manette, pensate un po'. Vibo, l'ASP di Catanzaro presta gli anestesisti allo Iazzolino, e poi l'Udicon, i tagli un fallimento alla politica. Ancora al centro pagina, corruzione, Calabria al quinto posto, l'addio di Cantone all'ANAC con un dossier, i lavori pubblici fanno gola. E poi in basso, Nucera no al tiro alla fune, politico, l'assessore interviene sulla questione dell'assistenza educativa dei bimbi disabili, rassicura sul servizio già avviato e chiarisce sulle procedure, tempi record. Lasciamo anche il quotidiano e andiamo sul nostro sito internet, vedete telemia.it, ventenne violentata è il titolo principale, abbandonata in campagna, arrestati 4 ragazzi di Cutro e Peroccella, sigillate e danneggiate le porte d'ingresso di 2 attività commerciali, fermati i presunti responsabili o colpevoli, come vorremmo dire. I carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di gruppi criminali dediti alle rapine in abitazioni e furti di esercizi commerciali. E poi un micro sbarco a Roccella di 3 egiziani, erano a bordo di un peschereccio. Ho chiuso, rilancio, vado avanti, non ho paura. E poi Locri e polemica sul pagamento dei libri di testo, mentre a Catanzaro stazione FS Pizzo Marinella, interrogazione dell'onorevole Wanda Ferro. Vita umana salvata allo studio radiologico, 20.000 firme per lo studio radiologico. E poi stessa notizia però riguarda raccolti quasi 21.000 firme per l'appello al prefetto. E poi c'era ancora una vita umana salvata sul radiologico di Siderno per l'elevata prontezza e professionalità degli operatori. Abbiamo un video, poi oggi lo manderemo anche al nostro TG con delle testimonianze importanti che vi invito appunto a seguire, il nostro TG naturalmente. Poi andiamo, corruzione Calabria al quinto posto, classifica nazionale. Andiamo all'interno, vedete, partiamo con Rosarno, inaugurato il nuovo centro di raccolta comunale, e poi ho chiuso, rilancio, vado avanti, l'avevamo già visto. OCM vino, erogati circa 4 milioni di euro. E poi al voto, ieri Marina Di Gioiosi, candidati a consigliere. 60 News, ieri era stato ospite la sindaca di Caulonia, Caterina Belcastro. E poi le altre notizie, mi sa che le abbiamo tutte già sventolate. Andiamo, torniamo a Gazzetta del Sud, andiamo all'interno e ci spostiamo naturalmente alle prime pagine, quelle che riguardano la politica internazionale, attualità. Vedete, manovra, sulla manovra l'armonia dura 24 ore, emergono subito malumori e spaccature nella maggioranza che fatica a blindare il provvedimento. Di Maio chiede di discutere lunedì il testo, irritando il Premier che ribatte con un secco no. Scontro con Italia Viva anche sulla sugar tax, la tassa sulle bibite, e sul carcere agli evasori. Paletti, 5 Stelle su autonomi. E poi il decreto fiscale, IMU sulle trivelle con parte del gettito anche ai comuni. E poi il posto di lavoro come tangente. Raffaele Cantone si congeda dall'ANAC e torna in magistratura. Lo vedete qui. Unito in Umbria e in piazza, ma nel centrodestra è gelo. Domani anche Casa Ponda alla manifestazione. E poi Brexit. Johnson trova l'accordo con Juncker. Vedete, una grande intesa per il Regno, ma i mercati non si fidano in attesa delle votazioni di domani. Sulle telecamere nascoste, vedete, se il dipendente ruba in azienda, quindi un sinetto, una sentenza della Corte di Strasburgo su una vicenda spagnola ritiene giustificato il ricorso alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Se c'è il rischio di furto, sì, quindi non violano nessuna privacy e vengono utilizzate per scoprire furti. E riteniamo che sia una cosa giusta, non c'è nulla da nascondere. Torture ai detenuti delle Vallette, emesse 6 ordinanze di custodia, altri 6 tangenti della polizia penitenziaria, poi violentate da un branco, arrestati 5 cutresi dopo una serata in discoteca nel Mantovano, operazione dei carabinieri della provincia di Crotone, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Lasciamo la parte di economia come al solito
E poi anche nella parte spettacolo, giusto un flash, Mogol, il poeta che ha incantato e fatto cantare intere generazioni, il grande paroliere della musica italiana, ospite al festival Leggere e Scrivere di Vibo Valencia. Poi c'è ovviamente la parte del calcio. Andiamo in Calabria, lande isolate, prime schermaglie tra accusa e difesa. Rinviata il 6 dicembre l'udienza preliminare a carico di Oliverio, Bruno Bossi, Odiamo e altri 16 persone. Luberto, il processo è urgente. La difesa della procura, comportamento anomalo. È quanto viene appunto affermato. E poi torniamo a Cosenza, affiorano dubbi in casa Forza Italia, occhiuto adesso e meno blindato. Il dissesto dichiarato del comune indebolisce la figura del candidato a sindaco. Il candidato designato a presidente della regione, in questo caso già sindaco di Cosenza. Tra gli azzurri nessuno si sbilancia, ma si valutano pure altre opzioni. L'aspirante governatore sono a disposizione, serve l'aiuto di tutti. È quanto dice, quindi di fatto non rinuncia. E poi svolta nei vertici del Movimento 5 Stelle, puntiamo a vincere, ora scelte condivise. Ai Democrati si chiederà discontinuità sui nomi, Corso d'Italia sullo sfondo, Callipo, Laghi e Gualtieri, i nomi gettonati. Quindi una svolta. Ci spostiamo poi ancora all'interno della Calabria, vedete, colpito il patrimonio dei Mancuso, sequestro da 20 milioni, blitz della Guardia di Finanza di Vibo Valencia sotto il coordinamento della Procura distrettuale antimafia. I beni riconducibili al boss Giovanni Mancuso e ai suoi familiari. Sgominata la gang dei soliti ignoti, provvedimenti restrittivi contro 14 persone, in gran parte romeni, responsabili di 38 colpi compiuti nelle province di Cosenza, Vibo e Catanzaro. Insomma, 2 anni di indagine e 67 capi d'accusa, un gruppo criminale molto pericoloso. E qui alcuni frame forniti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, un furto praticamente in diretta all'ingrosso alimentari. E poi ancora gli indagati raggiunti alle misure cautelari, provvedimenti notificati dai carabinieri della compagnia di Rende. E qui vedete magistrato investigatore, il luogotenente Pierluigi Danielli e il PM Giuseppe Cava. Andiamo pagina di Reggio, vedete, rifiuti, Fratelli d'Italia attacca a testa bassa, ma il comune controlla AVR, questo è naturalmente un interrogativo. E poi Ryanair snobba Reggio, così l'aeroporto non decolla, la compagnia low cost presenta l'offerta per l'estate 2020 e il Tito Minniti non c'è. Da anni continuano gli annunci, nuovi collegamenti con lo stretto, nel 2019 rotte in flessione, ma i passeggeri sono aumentati. Argomento quello dei trasporti, importantissimo, manutenzione stradale, la Castore all'opera, e qui vedete le foto. E poi sentimmo rumori dal Miramare, all'interno c'era Paolo Zagarella, in tribunale il processo per l'affidamento dell'albergo all'imprenditore amico di Falcomatà. Dubbi della funzionaria della sovrintendenza Michelangela Vescio, era il primo o il 29 luglio 2015, ma stavano già facendo dei piccoli lavori, sotto accusa il sindaco e la prima giunta. E poi vedete, andiamo all'appuntamento sulla Tirrenica, villa, escalation di attentati, dilaga la psicosi, sicurezza, il fuoco continua a mietere vittime, in circa 24 ore un'autovettura e uno scooter, salgono già 15 mezzi distrutti dall'inizio dell'anno, esattamente una settimana fa un altro rogo in via Torino. E poi concessioni demaniali, 2 aree in stand-by, sempre a Villa San Giovanni, a sollevare perplessità il responsabile del settore tecnico e l'avvocato dell'ente. E poi in basso vedete raccolta differenziata, percentuale in aumento, mentre Delia Nuova festeggia i 100 anni di nonna Maria Grazia. Tirrenica, sempre mazzata da 7 milioni, il comune di Palmi a rischio dissesto. In foto vede il sindaco Giuseppe Ranuccio, doppia condanna per 2 espropri risalenti agli anni 90, già annunciati drastici interventi e tagli alle tasse. E poi a Taurianova la Cassazione annulla l'ordinanza per Scoleri, il processo Terramara Closed, la Suprema Corte ha accolto la tesi dell'avvocato Napoli. E poi Palmi, il rimpasto è servito, Ventrice e il nuovo assessore, vedete Paolo Salvatore Ventrice, sotto Raffaele
Perelli in fotografia, la nomina dell'imprenditore dopo il comitato di Perelli, ma da me impegno totale, sono stati anni di dedizione alla causa. E qui poi l'articolo con i particolari. Poi Kiwi della Piana di Gioia Tauro, Nicolaci caldeggia l'IGP. Rosarno, il bilancio ingessato ha frenato l'attività. IDA, abbiamo puntato a migliorare il decoro urbano, a breve toccherà le scuole. Andiamo sempre in questa pagina tirrenica, Piana di Gioia Tauro, Gioia Tauro, sezione di biblioteca sarà intitolata a Orso. E poi Gioia Tauro, miasmi dal depuratore, si lavora alla soluzione. Presieduta dal prefetto, ieri in municipio una riunione ad hoc. Secondo l'ARPACAL, la criticità è dovuta presumibilmente alla movimentazione dei fanghi. E poi San Ferdinando, ottobre missionario animato da padre Arena. A Cinque Frondi il nuovo liceo musicale Cascarano rivendica la presentazione dell'inizio dei lavori, doveva essere una festa per tutti. E poi San Ferdinando, festa dei nonni, premio a studenti, mentre annullata la condanna di Staiti, verdetto della Cassazione sul processo Puerto Liberando. La Corte d'Appello di Reggio gli aveva inflitto 5 anni e 8 mesi. Andiamo sulla Ionica, area grecanica, la mappa disegnata da Pinto dell'UDC in una lettera all'ANAS. Le croci sulla statale 106 invocano interventi urgenti, gravi pericoli per nei tratti di Condofuri e Bova Marina. E poi la minoranza scarica la collega assenteista, Montebello, una polemica in favore di maggioranza. Familiari Menniti accusano il sindaco perché non avvia l'iter per la sua decadenza. E poi area grecanica, a scuola con il geologo, da oggi 4 incontri. Roccaforte del Greco, unanime il consiglio, il DUP e opere pubbliche. E poi la carica degli escursionisti, solidali con l'ospice Regino in via delle Stelle. A Ferruzzano, in memoria del giovane Elita, racconti 3.645 euro. E poi in basso, beh, c'è sempre la foto, andiamo in basso, ci è scappato di nuovo. Palizzi, bandito il concorso per i servizi legali. E poi sempre Palizzi, non è boom demografico, ma 16 neonati sono tanti e alla fine dell'anno diventano 19, a meno di imprevisti, è un numero che supera largamente quello dei morti. Quindi una buona notizia per il piccolo comune grecanico, Locrideo. Locri. L'interrogativo arriva dopo l'ennesima denuncia del segretario territoriale della UIL FPL. L'azienda sanitaria paga affitti a gente in odore di 'ndrangheta. Simone, si pensi a fornire risorse a chi vuol risolvere i problemi. Oggi a Cadanzaro il sindaco e l'onorevole Nesci a colloquio con Cotticelli. Quindi oggi ci sarà questo incontro con Cotticelli e ci sarà Nesci. È il sindaco di Locri, Giovanni Calabresi, la Nesci che avremo ospite mercoledì nel nostro, parleremo proprio di sanità nel nostro programma Calabria Sud. E poi Gerace, il comune si riprende all'ospedale di Largopiana, delibera unanime del consiglio, primo cittadino autorizzato ad adire alle vie legali in caso di mancato riscontro. Quindi duro il consiglio comunale di Gerace. Si cerca una soluzione per la coppia in difficoltà, la situazione della San Luca in Aspromonte. Il sindaco Bartolo ne ha parlato con l'assessora regionale Angela Robbe. Vediamo se si troverà una soluzione. E poi vedete qui la foto del Bartolo, l'assessore Robbe e il dottore Nirta. Poi in campo il calcetto affidato alla parrocchia. Benestare in contrada Russellina, il comune vuol fare un centro di aggregazione grazie al finanziamento di 15.000 euro da parte della Caritas diocesana. Una bella cosa. Rimaniamo sulla Ionica, breve storia di un morto senza sepoltura. Caolone, la salma di un anziano deceduto a febbraio, parcheggiata al cimitero di Focà. Ci sarebbero da pagare 516 euro, ma chi di dovere non ha dato risposta. Incredibile, ma vero. E la salma rimane là.
sabotavano negozi, artigiani denunciati, Roccella, un piastrellista e un imbianchino. Danneggiamenti compiuti con spray schiumosi e una potente collante. Non ci sono altri dati, solo i riferimenti che abbiamo dato in questo comunicato che è stato diramato all'arma dei carabinieri. E poi l'attrezzatura degli attentatori e il materiale sequestrato. Piano spiaggia a Siderno in cantiere pronto entro aprile 2020, l'annuncio durante il confronto tra i balneatori e i commissari. Discusse misure per allungare la stagione. E poi lo studio radiologico si firma fino a domenica, abbiamo visto 21.000 firme fino a ieri, quindi un grande successo, un grande riscontro per quanto riguarda appunto la raccolta firme. Gioia Saionica non ricettò assegno, assolto un 35enne a Gioia Saionica. E poi giornate fai al Borgo, sempre a Gioiosa, tanta bellezza riscoperta, centinaia di visitatori lungo il percorso tra le vecchie dimore Liberty. E poi a Roccella, sezione FIDAP, ha rinnovato il direttivo al fianco al suo fianco. È stata eletta la nuova presidente Barbara Franco, la concertista Barbara Franco. Al suo fianco elette Maria Ida Gemelli, Mimma Caracciolo e poi ancora Milena Misiti e Fausto Tassone. Quindi un nuovo direttivo della FIDAP. Andiamo a dare un'occhiata sulla situazione meteo, vediamo che il cielo per oggi è buono, qualche nuvola che campeggia, quindi ci si prepara ad un weekend certamente non di pioggia, le temperature dovrebbero rimanere costanti. Andiamo su uno sguardo alle nostre finestre sul mare, mentre noi cambiamo intanto il giornale, andiamo al Quotidiano del Sud. Vedete, mare calmo, anche se si intravede qualche nuvola leggera all'orizzonte, non fa sicuramente paura, quindi la temperatura mite continua. Ecco qui un altro sguardo da parte, ecco qui siamo proprio la stazione ferroviaria di Roccella con lo sfondo il mare e tutta la Locride che si vede come sfondo fino a Capo Bruzzano. Andiamo al Quotidiano del Sud che abbiamo appena aperto. All'interno, dal mondo, causa Pound in piazza, ma il CAV va ovunque se la libertà è a rischio. E poi caso precari, vedete, c'è l'impegno del commissario, l'incontro Cotticelli, sindacati. Stangata sulla legge dalla regione, non fate domande incostituzionali. E poi ancora, i precari sfilano per le strade della città, il commissario fare le cose nella legalità, e giustamente è la missione del commissario. L'ASP di Catanzaro presta gli anestesisti allo Iazzolino, quindi solidarietà fra ASP. È un palese fallimento della politica, Udicon sul taglio dei 43 posti letto al pugliese Ciaccio. E poi gruppo di Cutresi stupra ragazza fuori dalla discoteca, la violentano a turno e poi la scaricano in un'area rurale. 5 arresti, uno era addirittura minorenne, eccoli qua, tutti quanti di Cutro. Andiamo ora alle notizie regionali. Da Roma l'ok al mega presidente, ovviamente Mega, dicevamo, è il nome, Mario Paolo Mega, da Roma l'ok, lavorerà per il rilancio di Messina, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio e Milazzo. Protesta di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, esulta il Movimento 5 Stelle. La legge va modificata, è una cosa legittima escludere le regioni, così dice la Bruno Bossi. E poi Portualità, investiti 24 milioni, l'obiettivo è favorire lo sviluppo turistico e l'accessibilità green via mare. Dei fondi se ne parlerà il 21 in un seminario tecnico-scientifico. E poi vedete ancora l'inchiesta a Cosenza, arrestati 12 stranieri e 3 italiani in azione in tutta la regione, incastrati i professionisti dei furti, 38 gli episodi per un valore di bottino che ammonta a 700.000 euro, un bel business insomma. E poi qua le misure cautelari e tutto quanto riguarda linguaggio in codice e sirene sulle auto, l'ordinanza. In una città c'è una realtà criminale che crea problemi alla sicurezza. Lo dicono in conferenza stampa appunto i carabinieri.
Sotto chiave i beni del boss, il Tribunale di Catanzaro accoglie in pieno la richiesta avanzata alla DDA, sequestrate le proprietà riconducibili a Giovanni Mancuso, il valore è 20 milioni di euro. E poi approvare la legge per i lavoratori del Corap di Eni, si rivolge al Consiglio. Caso Stombi, concluse le indagini. Avviso notificato per 8 persone, c'è anche l'ex sindaco Gianni Papasso a Cassano. Calabria al quinto posto in Italia, soprattutto al sud, l'assunzione di coniugi o familiari è emersa nel 13% dei casi. L'addio di Cantone con un dossier, i lavori pubblici fanno gola. E qui vedete poi uno schema, processo Ramon, 16 condanne e una soluzione in appello. E poi Università della Calabria, animali preziosi per l'ecosistema e la biodiversità marina, un congresso europeo sugli squali. Reggio, siamo al no al tiro alla fune politico su servizio assistenti educativi ai bimbi disabili. E poi nell'altra pagina, se ci è scappata, vediamo di ripristinarla presto, cioè, attendiamo qualche secondo perché abbiamo a che fare sempre con la rete. Perfetto, allora, pagina. Vediamo. Ecco qua. Emergenza rifiuti. Sigla il fallimento. Una ispezione presso la VR con un report del parco macchine che risulta ok. E poi pronta la replica della VR, sbagliati i numeri, mezzi e non ci occupiamo più dello spurgo delle caditoie. Praticamente l'azienda non ha il servizio nel contratto e quindi una pronta replica che mette luce su questa vicenda. E poi abbiamo ancora in evidenza, picchi l'arbitro, farai l'arbitro. Tutto il valore formativo dello sport e dello sport in feste, la kermesse socioeducativa del CSI, il corso Liberi di Fischiare nasce da una decisione del Tribunale dei Minori. Una bella iniziativa. Bagnara, rescissione, il comune tentenna, a Villa San Giovanni veicoli dati alle fiamme, a fuoco un'automobile e uno scooter, quindi continua ancora a Villa questa escalation criminale. E poi nell'area grecanica, andiamo a rimpicciolire perché mi sa che siamo, infatti, Zavettieri, i miei primi 4 mesi, l'amministrazione comunale traccia un bilancio della sua azione, bacchettata alla commissione straordinaria, presentati i nuovi interventi. E poi ASPI, modello di vita associata, Abruzzano Zeffirio, mentre la regione a Palazzo Campanella, minoranza è costituita, sezione multimediale. Andiamo sulla Locride. Barbie e Ken, stop alla concessione. Il comune revoca il nulla osta rilasciato all'associazione lo scorso 30 luglio. Dagli atti acquisiti e dagli accertamenti effettuati mancano i necessari requisiti. Quindi il comune, dopo tutta la vicenda che si era alternata, mette la parola fine appunto, e quindi revoca il nulla osta che aveva rilasciato all'associazione Barbie e Ken. È una storia che abbiamo seguito anche con vicende giudiziarie alterne. A Roccella danneggiati 2 esercizi commerciali, operai sorpresi dai carabinieri e sono stati ovviamente denunciati. Gioiosa Ionica, intimidazioni e troppi silenzi. Il gruppo politico Cambiamo Gioiosa lancia allarme attentati e segnala che da qualche tempo la comunità gioiosana sta assistendo inerme ad un crescendo di atti intimidatori nei confronti dei suoi cittadini. Tripodi e Romeo lanciano Occhiuto. Ardore, il sindaco di Cosenza illustra il processo di rigenerazione urbana della sua città. La parlamentare Mario è l'uomo del fare, il candidato al consiglio regionale un visionario. E poi tripudio forzista al castello feudale di Ardore. Rimaniamo sulla Locride, andiamo a Bianco, studenti nei panni di Tibi e Tascia, presentato il cortometraggio del regista Cuzzilla e ideato dalle docenti. E poi sul romanzo di Saverio Strati, al lavoro dell'Istituto Comprensivo Macri.
e poi a Ferruzzano trekking al Bosco di Rudina, raccolti 3.600 euro per l'hospice, oltre 200 persone per la solidarietà nel ricordo di Elita. A Bivongi, vertice con la Metro City, contratto di fiume verso uno sviluppo condiviso del territorio. E poi andiamo a Siderno, stabilimenti balneari, vedete, legalità e turismo, incontro tra i gestori, commissari e tecnici per un'intesa. Andiamo sulla Piana per concludere. Torrianova, la città è ormai allo sbando, il sindaco Scionti si rimetta, la sezione DC analizza il momento politico. Torrianova, Terramara Closed, la Cassazione rimette in libertà Scoleri. E poi miasmi il depuratore della IAM per l'Arpacal e causa dei fanghi. E poi maniche rimboccate per un mondo più pulito, l'iniziativa delle nuove degli studenti. A Cittanova danneggiate tombe e sepolcri nel cimitero. Ancora rimaniamo, notizie di 'Ndrangheta, il valore della proprietà sequestrata al boss ammonta a 20 milioni, quindi sigilli ai beni di Giovanni Mancuso. Emersa anche una palese ingiustificata sproporzione tra il valore e i redditi dichiarati. E qui le cartine riprese all'alto che ci ha fornito praticamente la polizia in questa operazione di sequestro. Ancora ci spostiamo in basso. Vedete in questa foto il magistrato Camillo Falvo e la parlamentare Dalila Nesci. La deputata Nesci sulla nomina di Falvo, garanzia di efficacia e competenze. Forza Bruno torna presto. Restano gravi le condizioni del 32enne. Ieri pomeriggio il trasferimento a Cosenza. La famiglia del giovane cicloamatore ringrazia anche i medici dell'ospedale. L'incidente che è avvenuto a Vibo e che purtroppo ha visto questa persona vittima. Morti in autostrada, dibattimento aperto, 7 gli imputati. E lì c'è ovviamente il processo. Pagliacci e cavalleria al Teatro Polteama, è iniziata la stagione, poi Nessuno è perfetto show, tra note poesie e poi la parte dedicata al weekend, l'elogio della frittata di pasta tradizionale e gourmet. E questa è una ricetta anche tipica calabrese, si avvicinano i tempi della castagna, la crostata di castagne e di cioccolato. Andiamo nel finale, giusto per leggere le previsioni meteo. Infatti, come vedete, il cielo è sereno, le temperature rimangono medio-alte, con picchi fino a 24 gradi, anche per domani il cielo sereno, le temperature addirittura arrivano a 25 gradi, quindi siamo in miglioramento. 26 gradi poi arriveranno anche dopodomani, anche se compare qualche nuvola, ma insomma il weekend si prospetta buono. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Ciccio Diano, calzature dal 1951.
Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme uomo e donna. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Centro medico, gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano.